Vi è familiare questo silenzio? Parlo di quel silenzio vuoto di risposte, di quando non si sente niente. Niente. Quel silenzio. E se non avessi mai fatto ciò che ho fatto? E se fossi stato un apostolo più compiacente e la mia infedeltà non avesse mai provocato la sua morte? Se la storia si privasse delle mie azioni, il silenzio della fede sarebbe insopportabile. La sua morte ha dato vita alla più eterna delle luci. Quella luce l'ho portata io. Mi considerate il male. Tuttavia, io sono voi. Sono tutti voi. Fui la prescelta. E nonostante tutto, peccai, come ognuno di voi. Lei sapeva cosa sarebbe successo, sapeva che l'avrei tradita. E nonostante ciò, mi volle sempre al suo fianco. Così facendo vi ha insegnato che ci sono molte maniere di amare. Vi ha insegnato che il tradimento ha bisogno dell'amore per esistere e l'amore ha bisogno del tradimento per giustificare le sue conseguenze. Mai la amai come lei avrebbe davvero voluto, ma la amai, amai Gesù. È questa l'unica verità, quella verità che nessuno vuole davvero sapere. Vi hanno fatto credere in un cielo e in un inferno, nella luce e nelle tenebre, nei fiori e nel veleno, ma tutto quanto nella vita è ricoperto da un grigio intangibile ed infinito. Capitemi, per favore. A volte mi sento così sola. Ma lasciate ancora che vi dica una cosa, prima che io ritorno nell'oscurità alla quale mi avete destinato. Ricordatevi che tutto ciò che feci, tutto quanto, i furti, le menzogne, i tradimenti, tutto, era per voi. Era per il vostro amore. Provate ad incontrare un singolo atto, una sola azione che non sia spinta da questo fine. Arrivereste ad implorare l'aria stessa purché vi conceda una goccia. Viviamo nella supplica dell'amore.